Italiani, non suicidatevi, ribellatevi, è questo l'invito che parte da Forza Nuova, rivolto appunto a tutti gli italiani, in particolar modo a quelli della provincia di Catania e siciliani. Anche la nostra regione purtroppo nelle ultime settimane è stata colpita da diversi suicidi che riguardano diversi imprenditori, lavoratori che per paura di non poter pagare i debiti che avevano contratto con lo Stato hanno deciso di suicidarsi. Non è questa la via giusta da seguire, come ha ribadito questa mattina Forza Nuova, che appunto ha inscenato tra virgolette questa manifestazione con dei manichini impiccati, con questo cartello che è forte, è importante in un momento comunque delicato di alta tensione sociale. Sì, il nostro non è solo un messaggio che potrebbe essere dipinto come demagogico, ma è solo esclusivamente la presa in considerazione di una crisi che sta portando ad un'escalation di suicidi che non ha precedenti forse nel nostro paese. Il fattore è che la politica, guidata da questi tecnocrati con in testa Monti, sembrano non capire la gravità del problema e anzi, per un gioco di numeri paragonando al caso greco, reputano che la cosa non sia di estremo pericolo. Noi reputiamo invece che il disagio è tanto, perché comunque l'uccisione non si fa solo esclusivamente in mano ad una forca o buttandosi da una ferrovia, ma si fa anche con l'umiliazione di gente che non riesce più ad arrivare a fine mese. Automaticamente Forza Nuova cosa dice? Di non ovviamente attuare gesti estremi come appunto l'uccidersi, ma ribellarsi può essere in tantissimi modi. Noi faremo fra poco una campagna per denunciare ad esempio l'IMU e fare uno sciopero fiscale per non pagare l'IMU, soprattutto per la prima casa, per la gente che magari ancora sta pagando il mutuo. Chiediamo un'inversione di rotta della politica. Il caso greco con il successo di Alba di Ora a noi danno una speranza che ci possa essere sicuramente una forza anticapitalista che avanzi come Forza Nuova anche in Italia, e chiediamo ricette nuove e soprattutto rivoluzionarie. L'uscita dell'Italia dal cancro del debito pubblico, quindi non riconoscendo più il debito pubblico, la creazione di una moneta popolare che possa essere alternativa all'euro per riattivare il potere di acquisto degli italiani, e poi sicuramente lanciare un'opera di nazionalizzazione delle banche. In questi manichini noi abbiamo messo ad esempio i casi di persone che hanno tentato il suicidio per una mancanza di fido, per una mancanza di prestito bancario di 4.000 euro da parte di un istituto bancario. Cioè le banche sono state salvate dall'Unione Europea tramite i soldi di noi contribuenti e non fanno il loro ruolo, cioè quello di aiutare piccoli imprenditori e soprattutto le famiglie.